Hola amigos, di nuovo insieme a voi per spiegare questa volta un passo tipico di Papito Alale e dei suoi Alala Dancers, noto anche come media caída, tenendo presente che questi nomi sono sempre aleatori, insomma, perché una delle caratteristiche dei portoricani è che non danno spesso e volentieri dei nomi ai loro passi e nemmeno contano. Però insomma, diciamo che tra di noi era abbastanza conosciuto questo passo come media caída, che vuol dire mezza scatola, perché a un certo punto nell'eseguire questo passo ci ritroviamo a un certo punto al centro di una scatoletta, di una mattonella, insomma. Allora, qual è la caratteristica di questo passo? È interessante perché in realtà c'è la combinazione dei due passi che abbiamo fatto vedere nell'altro video, ovvero quello dove spingo per andare indietro e quello dove spingo per andare in diagonale. Ora, io per facilitare posso anche andare a incrociare in avanti e poi di nuovo spingere, però questo incrocio non è obbligatorio, posso anche farlo direttamente sul posto. Io però insomma ho visto nella mia esperienza che è più facile portando il piede a incrociare l'altro, perché questo ci costringe a spingere. A questo punto spingiamo col destro e andiamo in avanti. Quindi sarà cugum pac, 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 cugum pac. Ok, la caratteristica poi tipica è che questo passo era accompagnato a un movimento di spalle, praticamente come se volessimo fare un cia-cia-cia, e poi, dopo che abbiamo fatto il diagonale, facciamo un movimento di gambe, anche questo qui, cia-cia-cia, che è un movimento difficile perché qualcuno lo fa soltanto tremolando. In realtà Papito, che era grande, in questo riusciva, nonostante la sua stazza enorme, ad aprire, chiudere ed aprire, un po' come si fa anche nella rumba quando si scende, no? E si fa questo movimento apri e chiudi. Quindi, in pratica, il movimento sarà cucum pac, 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 cucum pac. Vedete che quando marco in avanti un po' mi piego cercando di portare il peso in modo di facilitare. Infatti questi passi non si fanno belli come qualcuno pensa, la salsa portoricana impettita. Al contrario, bisogna essere molto flessibili e c'è questo movimento up and down, su e giù, che è proprio tipico di tutta la musica afro-cubana, latina, caraibica, quindi anche afro-boricua. Ora, la cosa interessante è che ci sta anche un movimento delle mani particolare. Ora, voi dovete sapere, lo vedremo anche in altri passi, che uno degli sport preferiti di Puerto Rico è il baseball, a differenza da noi, dove tutti quanti amano il calcio. E quindi, praticamente, Papito si è creato alcuni movimenti che un po' ha rubato dal baseball. Tipo questo qui, pa, voi immaginate giocatori di baseball, alla mazza tra le mani, porta il gomito dietro, arriva la palla e batte. Ok? Quindi è la famosa che noi chiamiamo conghetta, perché praticamente fa questo movimento qui: salgo, spingo, carico, spingo, carico, spingo. Praticamente, tenendo presente che in realtà quando noi balliamo alterniamo sempre il movimento delle mani, quindi la destra va incontro alla sinistra e viceversa, in questo caso il movimento sarà pa, cucum pa, cucum pa, cucum pa, cucum, vedete, prendo e spingo, pa, cucum pa, cucum pa, cucum pa, cucum pa, cucum pa. A questo punto ci alternava questo movimento qua, che come vedete non è una carezza, ma è prendere lo malo e chitarselo. Quindi io prendo il malo e lo butto via, che era una cosa tipica che caratterizzava il passo di Papito, anche se uno magari lo può scambiare per una carezza. Quindi sarà pa, cucum, pa. Vedi, lo mando via
in corrispondenza con il destro. Pa, cucum, pa, cucum, pa, cucum, pa, cucum, pa. Adesso lo facciamo con la base di ritmo. Ok, questo era il passo della media caída e nei prossimi video invece vi spiegherò gli altri passi tipici della sequenza del grande maestro Papito Alana. Ciao!